La nostra vita sulla Terra è sempre più dipendente dallo spazio. È come si dice, space-based. Quanto entra lo spazio nella vita di ognuno di noi? Proviamo a capirlo con esempi pratici. Provate a pensare alle 2-3 applicazioni che avete usato prima di venire qui, nel Teatro di Modena. Ci sono quelli tra di voi che hanno guardato la meteo, quelli che hanno pagato il parcheggio nella vietta qui dietro, utilizzando una mappa che è costruita con almeno 100 satelliti. O quelli che hanno messo il navigatore per venire fin qui. Quindi se oggi, così ad occhio, qui siamo più o meno 300, significa che in qualche secondo, solo toccando il nostro smartphone, abbiamo processato più di 1000 volte dati provenienti da satelliti di almeno 3 tipologie diverse. Mettiamo un po' più nel concreto. Questa sera, quando andrete a letto, sono sicura che molti di voi hanno un materasso a memoria di forma. È stato disegnato la prima volta per gli astronauti. Oggi lo comprate al centro commerciale o anche in linea. Per quelli di voi che fanno bricolage il sabato e la domenica, trapani e aspiratori senza fili sono il frutto della collaborazione tra la NASA e un noto industriale del settore per poter fornire strumenti utilizzabili sulla Luna nell'ambito della missione Apollo. Ecco, fin dall'inizio le tecnologie spaziali hanno avuto delle ricadute sulla nostra vita quotidiana. Dalle tute ignifughe dei pompieri che derivano da quelle degli astronauti, fino alla cultura dei selfie. I sensori, ideati per la prima volta negli anni 90 dalla NASA per poter miniaturizzare le telecamere su sonde interplanetarie, oggi sono installati nei nostri smartphone. Fino alle condizioni critiche, estreme, che si trovano nello spazio e che ci permettono di studiare fenomeni come l'invecchiamento del corpo umano o di osservare in maniera molto più ricca il comportamento di cellule e proteine responsabili di malattie come la sindrome di Parkinson. Ecco, io nella mia vita mi occupo di lanciarli, quegli oggetti, satelliti e moduli orbitanti che poi ci renderanno tutti questi servizi. Ed eccolo il mio lanciatore. È un missilotto di 800 tonnellate che porta satelliti in orbita. E lo costruiamo facendo lavorare insieme centinaia di aziende. E ognuno deve ritrovare in questa sfida tecnologica il proprio tornaconto strategico ed economico. E così noi, intendo noi, creiamo un vero e proprio ecosistema, una vera e propria economia dello spazio a cui tutti contribuiamo attraverso i fondi europei, per esempio, con una spesa media pro capite calcolata di circa 20 euro l'anno. E da qualche anno noi ingegneri aerospaziali passiamo dall'essere degli specialisti del settore, anche un po' secchioni, diciamolo, all'essere catapultati sulla scena mondiale, sotto i riflettori, da quando uomini visionari come Elon Musk o Jeff Bezos vedono nello spazio la prossima frontiera dell'azione dell'uomo. E lo spazio è esattamente questo. Non è un caso che il 40% dei top capitalist del mondo, ovvero dei fondi di investimento più importanti al mondo, investano in tecnologie spaziali. Questi investitori sanno benissimo che le tecnologie sofisticate che vengono sviluppate per lo spazio avranno poi ricadute in diversi comparti sulla Terra, dalla salute alla difesa, ai trasporti, all'ambiente, alle telecomunicazioni. E allora c'è chi come me mangia spazio tutti i giorni e sempre più ce ne sarà. Chi di voi non ha detto almeno una volta da piccolo di voler fare l'astronauta? Alzate le mani, ho bisogno di capire, di vedere, di quantificare. Tante mani Modena, non mi stupisce, voi terra di motori, di velocità, dell'astronauta Maurizio Kelly e di un altro fenomeno spaziale, Vasco Rossi. Lo so, Vasco. Ecco, io avevo 3 anni la prima volta che lo dissi, l'ho detto alla mia suora, l'ho fatto una testa così. E poi l'ho fatta a tutti quelli che sono venuti dietro.
perché una passione così non te la levi da addosso. Io il tatuaggio ce l'ho nel cervello. E anche se ne ho visti tanti ormai di lanciatori partire, per me ogni volta è un'emozione. Guardate, guardate cos'è. Quando lanciamo io sono a 10 chilometri, eppure la terra trema sotto i miei piedi e ogni volta io parto con lui, mi stacco da terra, attraverso l'atmosfera, mi stabilizzo in orbita, così come il satellite che ci abbiamo appena messo, e guardo la terra da lassù. Bella la terra da lassù, è blu, è calma, è trasparente. Sì, perché quando la osservi dallo spazio, la Terra non ha confini geopolitici, non è interpretabile. Il segnale, l'immagine che viene dal satellite è obiettivo, è veritiero. Per questo in gergo diciamo trasparente. Osservare la Terra dallo spazio ci permette di capire come vengono utilizzate le risorse naturali ed ha un impatto fondamentale sulle soluzioni che verranno prese per poter risolvere le sfide economiche, sociali e ambientali che l'umanità dovrà affrontare nei prossimi decenni. Osservare la Terra dallo spazio è già parte della soluzione per risolverli, questi problemi. L'assenza, invece, di dati satellitari, di immagini satellitari, non ci permette di analizzare in maniera obiettiva se le decisioni prese o non prese da certi stati per risolvere queste sfide sono state adeguate o meno. Ecco rinforzata la centralità delle tecnologie spaziali che influiscono anche sulle relazioni internazionali. Lo spazio è lo strumento fondamentale per misurare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, quelli dedicati alla lotta contro la fame nel mondo, all'accesso all'acqua potabile, all'agricoltura sostenibile, al consumo responsabile, alla protezione della fauna e della flora, all'accesso all'informazione, alla lotta contro i cambiamenti climatici. E vi faccio una confessione. A me fa malissimo sapere che ci sono vite umane perse in catastrofi naturali come gli tsunami, in esodi incontrollati. Sapere che ci sono donne in Bangladesh che devono raccogliere l'acqua dalle foglie la mattina perché non hanno accesso alle risorse naturali o queste non sono correttamente sfruttate. Mi fa male perché sono condizioni umane che spesso possono risolversi proprio grazie a quegli oggetti che io contribuisco a mandare nello spazio. E lo spazio è anche un luogo duale, ovvero dove gli interessi civili e militari si incontrano. Non è un caso che le più grandi potenze mondiali investano ingenti somme di denaro nello sviluppo di tecnologie spaziali. Gli Stati Uniti 60 miliardi l'anno, la Cina va oltre 100 miliardi. Alcuni di questi paesi sono arrivati fino a creare delle forze armate spaziali. Perché? Vi risponderò raccontandovi un aneddoto. Prima però vorrei precisare che il concetto di vicinanza nello spazio si intende in centinaia di chilometri. Due oggetti nello spazio sono vicini quando sono a centinaia di chilometri l'uno dall'altro. Nel 2017 due oggetti sono stati osservati molto vicini nello spazio, cioè a qualche decina di chilometri l'uno dall'altro. O forse dovrei dire che uno si è molto avvicinato all'altro, perché dirlo così cambia tutto. Perché quando uno ascolta
quello che dice l'altro con il suo satellite di fatto lo controlla. Questo evento ha cambiato il modo in cui vediamo lo spazio, che passa dall'essere un ambito scientifico affascinante a terreno strategico. Prima lo era il mare. Coloro che avevano flotte potenti e ben organizzate dominavano i mari, decidevano per se stessi e per gli altri. Oggi a conferire questo potere è lo spazio. Ecco perché lo spazio diventa una meta così ambita, perché innesca la gara globale per influenzare il destino altrui. Allora, in conclusione, vi dico che la nostra vita è molto dipendente da tutte quelle tecnologie e quell'ecosistema che si sta creando a migliaia di chilometri sopra le nostre teste. E sarebbe un errore pensare che lo spazio è bello, sì, ma insomma, quanto ha a che fare poi con la mia vita quotidiana? Non solo entra tutti i giorni nella vostra vita quotidiana, il materasso, l'applicazione per pagare il parcheggio, il trapano, ma influenza anche le nostre relazioni con gli altri popoli in base all'osservazione che potremmo farne dallo spazio. Il libero accesso allo spazio, il libero uso dello spazio, che è un bene comune per definizione, ci riguarda tutti. Allora stasera, quando rientrate a casa, prendete il tempo di guardare il cielo. Lo sapete che i satelliti sono visibili anche ad occhio nudo? Sono dei puntini piccoli, piccoli, piccoli che vanno veloce, veloce, veloce. Quelli rossi no, quelli sono aerei no. E magari vedrete una stella cadente, anche bella grossa, con una scia bella luminosa. Ecco, c'è una grande probabilità che quella non sia una stella cadente. E magari è il satellite di un mio noto competitor che brucia rientrando in atmosfera. Che comunque ci dà l'occasione di esprimere un desiderio. Allora fatelo, lanciateli i vostri desideri. Alcuni più sono improbabili, più meritano di essere lanciati. Io il mio desiderio improbabile oggi, proprio perché sto qui a Modena, ve lo devo dire. Il mio desiderio improbabile è d'avere Vasco che canta sulla mia rampa di lancio. Grazie. Yeah.